Quest'arma è OP. Cosa? Davvero? Destructo Spinner. Oggi vediamo un SMG che è sottovalutata da tutti nelle community di Borderlands 3. Eppure, è un SMG molto forte se sapete bene come sfruttarla. La Destructo Spinner è un SMG leggendaria Maliwan di tutti gli elementi a parte il non elementale. E questo è il seguente effetto. Innanzitutto ha i proiettili che vanno a spirale. E essendo una Maliwan può cambiare un po' gli elementi. Ora, non importa molto il cambiare gli elementi, perché? Perché in base ai due elementi che ha quest'arma, andrà sempre a sparare un colpo di un elemento, un colpo di un altro. Uno in una direzione e uno nell'altro a spirale, quindi si andranno a completare con un ottimo pattern, devo dire. Perché? Però dovete stare attenti a quello che utilizzate, perché per alcuni è molto debole, per altri molto forte. Perché dipende la combinazione di elementi, specialmente se siete in endgame. Se vi capita una versione congelante e corrosiva e vi ritrovate a andare contro Psycho River, siete dei pazzi. Se invece vi capita, che so, una versione elettrica e radioattiva e dovete andare contro dei Sera, allora andrà benissimo. Quello che voglio dire è che con quest'arma entrambi gli elementi importano, perché entrambi vengono usati allo stesso tempo. Dovete cercare una versione che abbia gli elementi che vi servono entrambi per il combattimento, entrambi per lo stesso tipo di nemici. Se riuscite a fare ciò, quest'arma sarà forte. Se non lo fate, quest'arma sarà, nella media, scarsina. Se entrambi gli elementi sono sbagliati, quest'arma sarà pessima. Tutto dipende da quello, principalmente. Non ha altre particolarità. Ora, come potete ottenerlo? Quest'arma la potete ottenere dai Power Troopers, le Strag dei Power Ranger. Potrete andare a ottenere da quello blu e da quello rosa che si trovano al QG Atlas su Promethea. Sarà circa un 2.5% di possibilità da entrambi, quindi un 5% in totale di ottenerla. Sono molto facili da farmare, quindi non ci saranno problemi, andate tranquilli. Per quanto riguarda il changelog, un anno dopo il lancio del gioco il Nano ha raddoppiato il danno e poi non l'hanno più toccata, quindi non mi farei troppo problemi. E infine, per quanto riguarda un Godroll, la versione che vi consiglio io è a 72 Chaos 10 con un danno di 17.833.